Ben trovati da Marco Casa, uno speciale questo su Radio Marconi in quattro puntate. Staremo insieme per quattro settimane per presentare una nuova edizione del festival Le Altre Note, musica classica in Valtellina, dal 1 agosto all'8 settembre con all'interno la Masterclass, questa serie di lezioni dedicate a giovani e giovanissimi musicisti con docenti che arrivano da ogni parte d'Italia e non solo, docenti sono a loro volta musicisti di primo piano. Per quanto riguarda la musica classica, la masterclass sarà dal 20 agosto al 31 di agosto. Come affronteremo questo percorso di avvicinamento alla nuova edizione del Festival Le Altre Note? Beh, facendovi ascoltare alcuni concerti, in maniera non integrale, ovviamente in maniera un po' più radiofonica, il meglio del 2017. E lo facciamo per quattro puntate in compagnia di una delle anime del festival, insieme a Francesco Parrino. Ciao, ben trovato. Ciao Marco, ben trovati tutti. È un piacere stare con te per qualche settimana in attesa che tu salga su in quota, e perché dal 1 agosto all'8 settembre c'è questo festival che oramai è una realtà consolidata in Valtellina. Si va a suonare in località, non solo paesi, ma anche location, si dice così, venue, per usare un altro termine, che sono davvero di grande suggestione. Sì, sì, è fantastica, la Valtellina è veramente una perla, in quella grande perla che è l'Italia. Per l'appunto il festival itinerante va da centri come possono essere Bormio o Tirano a parchi come il Parco dello Stelvio o picchi montani anche appunto come lo Stelvio, e quindi è tutto da scoprire. Con un fittissimo palinsesto, perché ogni giorno ci sono anche più concerti in programma in diverse località, poi si sa in montagna gli spostamenti non sono facili, allora si sposta il festival, quindi se voi vi siete persi un concerto in una determinata località, il giorno dopo lo troverete magari in una località più facile da raggiungere. Esatto, una delle caratteristiche del festival è per la maggior parte degli eventi la replica. Così di solito la replica avviene in un posto decisamente più diverso dallo scenario della prima serata, anche per consentire al pubblico di seguire. Nelle prossime puntate cercheremo di scoprire in anteprima qualche nome dei partecipanti a questa nuova edizione, qualche programma e qualche concerto, anche se siamo oramai partner da anni, per cui già nel cartellone di Radio Marconi sentirete gli annunci dei vari concerti man mano che ci avvicineremo alle loro date, a quella di partenza del 1 di agosto. C'è una masterclass che è un evento particolare, dal 20 agosto al 31 agosto a Val di Dentro è un raduno di giovani musicisti che hanno la possibilità di perfezionare uno strumento. Portiamo avanti parallelamente al festival questa masterclass, questa serie di corsi bellissimi tenuti da grandissimi musicisti e grandissimi docenti: Marco Bettuzzi, Dario Bonuccelli, Gloria D'Atri, Bruno Giuffredi, Stefano Parrino, Fabrice Piero, una new entry, Anton Dresler, Omar Acosta, Nuria Casorla, Anne Lines, e quindi penso più o meno di averli citati tutti. Più ensemble, insomma, interessanti che arrivano da varie parti d'Italia. Allora, come fare questo percorso di avvicinamento? Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, ci avvicineremo alle altre note nella maniera più naturale, ascoltando la musica e andando ad ascoltare le registrazioni di alcuni concerti che si sono tenuti nella passata edizione, quella del 2017, e in questa occasione, visto che il protagonista è di assoluto primo piano ed è davvero un gigante, un po' come le montagne, per quanto riguarda il suo strumento, la docenza e anche la direzione d'orchestra, dedichiamo questa serata anche con l'ascolto, soprattutto del suo concerto e della sua voce, perché abbiamo una testimonianza, la dedichiamo a Graf. Per noi è stato un grandissimo onore l'anno scorso avere al festival Peter Lukas Graf, sia in veste di interprete che in veste di docente. È stata una masterclass seguitissima dai ragazzi, è stato adorato. 90 anni, flauto traverso, 90 anni forse l'anno scorso. Esatto, incredibile, 90 anni, suonare in Valtellina in alta quota e pensare anche, appunto, tu parlavi di giganti, montagne. Beh, mi ricordo che dopo il concerto ci raccontò le sue avventure. Lui è stato il primo flauto nell'orchestra di Lucerna sotto Furtwängler, quindi stiamo parlando veramente, entriamo nel mito, ma nel mito vero con la M maiuscola, della musica classica, della musica in generale.
è ancora tra noi, attivo, lucido, come si potrà sentire dall'intervista e come si potrà ascoltare dalle sue note. Allora, ascoltiamo un frammento di intervista. Era una mattina al risveglio nella hall dell'albergo dove sono ospitati gli artisti e anche i ragazzi della masterclass, tutti insieme, radunati per diverse settimane. Ascoltiamo un pezzetto di intervista al musicista Graf. Maestro Graf, uno dei più grandi e riconosciuti maestri di tutto il mondo, ha suonato un po' ovunque e in questi giorni si trova in una piccola località di montagna, porta la sua arte a Val di Dentro, una grande città europea e una piccola paese di montagna. Che cosa hanno in comune? Per me non c'era mai nessuna differenza del posto dove suono o dove faccio musica. In contrario, i piccoli posti mi piacciono generalmente più che le grandi sale dove c'è un'atmosfera piuttosto anonima. E io sono svizzero, io ho suonato molto in Svizzera, dunque molte volte in piccolissimi posti, e mi ha sempre fatto un piacere speciale di essere con un pubblico piccolo però interessato, con quale avevo un certo contatto personale. E questa era la testimonianza di Peter Lucas Graf. Andiamo ad ascoltare adesso Francesco Parrino. Siccome era in concerto in duo, pianoforte e flauto, che cosa? Ascoltiamo, tratto appunto dal concerto dell'anno scorso del 31 agosto 2017 di Wolfgang Amadeus Mozart, l'andante K315 per flauto e pianoforte, con il flauto per l'appunto Peter Lucas Graf e il pianoforte Antonino Averna. Thank you.
E questo era Wolfgang Amadeus Mozart, andante K315, flauto Peter Lukas Graf, pianoforte Antonino Averna. Se sei d'accordo, Francesco Parrino, ascolterei ancora un pezzo dell'intervista realizzata a Val di Dentro il giorno, insomma, del concerto che poi si è tenuto la sera a Val di Dentro del 31 di agosto. Lei spesso è venuto in Italia negli ultimi anni, ha tenuto masterclass al Conservatorio di Milano, a lungo è stato anche a Biella e adesso qui per esempio alle Altre Note. Cosa significa per lei insegnare? Forse ho dimenticato che sono stato forse 25 anni regolarmente a Sermoneta per questi belli corsi in questo bel posto. Dunque, la mia vita didattica ha cominciato molto tardi, avevo più di 40 anni e non era mai nel mio piano di vita di essere professore, in contrario, io potrei dire che ho sacrificato la mia carriera di direttore d'orchestra perché durante 10 anni il mio più importante attività erano la direzione di orchestra, di opera, concerti sinfonico, però quando sono stato invitato di insegnare a Basilea flautisti professionali, ho realizzato che non posso fare questa cosa con attività secondaria, a parte di una cosa più importante. Dunque, in questo momento mi sono dedicato più alla didattica. Parliamo di lei come strumentista. I momenti più significativi? Questo è molto difficile a rispondere perché non ho punti di quali mi ricordo specialmente, però è la somma di punti positivi e negativi che rimangono nel mia memoria. Veramente non potrei dire. Potrei parlare di concerti che ho come dice, ascoltatore, sì. Che mi ricordo di certi concerti che mi hanno impressionato specialmente quando per esempio un concerto di Rubinstein che ho sentito quando avevo forse 25 anni come primo flauto nell'orchestra di Festival di Lucerna. Ho sentito questo vecchio uomo, non tanto vecchio che io sono adesso, però per me era vecchio, e sono stato tanto impressionato perché avevo l'impressione che questa persona è più giovane che me stesso. Questo è un momento di impressione. Altri sono grandi direttori, avevo la fortuna di suonare con la più grande parte dei grandi direttori del secolo passato, Furtwängler, Karajan, Klemperer, eccetera, eccetera. E questi sono per me i momenti decisivi per il mio sentimento musicale. Abbiamo ascoltato ancora una testimonianza di questo musicista, docente, direttore d'orchestra, Peter Lukas Graf, un nome gigante, dicevamo, e andiamo ad ascoltare che cosa ancora da quel concerto del 31 agosto scorso. Un altro pezzo molto affascinante di questa giovane compositrice francese morta molto prematuramente, Lili Boulanger, Nocturne, per flauto e pianoforte, al flauto di nuovo, ripetiamolo, questo grandissimo nome, Peter Lukas Graf, e al pianoforte Antonino Averna. Ci risentiamo tra 8 minuti e 40 secondi. Thank you.
Abbiamo ascoltato in duo flauto e pianoforte il maestro, i maestri Peter Lukas Graf e Antonino Averna. Sono frammenti del concerto del 31 agosto 2017, Val di Dentro. Quello che non avete ascoltato dal vivo lo potete ascoltare in queste quattro puntate a partire da oggi qui su Radio Marconi. È stato un incontro, penso, meraviglioso per te. So che sei violinista, Francesco Parino, ma tuo fratello flautista, insomma, Stefano. No, devo dire che anche per me è stato un incontro. Ovviamente ci sono sempre dialettiche tra flautisti, violinisti, eccetera, eccetera, strumento preferito, eccetera. Ma uno dei grandi, i grandi musicisti, come le grandi personalità, hanno come tratto caratteristico l'astrazione, riuscire a astrarsi dal quello che è la contingenza e diventare universale in qualche maniera. Ecco, la lezione di Graf come interprete, come docente, come didatta, è una lezione appunto che è universale, vale per tutti. Un violinista può imparare da Graf, ma credo anche un letterato può imparare da Graf. Anche un semplice ascoltatore può imparare da Graf. Per me è stato un incontro straordinario, insomma, anche in una semplice intervista. Cosa ascoltiamo adesso di flauto solo? Questa affascinante giustaposizione di contemporaneo e antico, questa è stata una cosa geniale che mi ha molto colpito, e io reputo questo un concerto storico nella mia vita. Graf qua suona per flauto solo un preludio, cioè un brano di Karlheinz Stockhausen dalla suite Zodiac, esattamente il segno zodiacale pesci, e magicamente dall'ultima nota di Stockhausen entra nella fantasia in mi minore di Telemann. Mi ricordo che quando l'ho ascoltato dal vivo io non mi sono accorto del passaggio dal contemporaneo all'antico. È stato un viaggio nel tempo. Un mixaggio, diremmo noi in radio. Andiamo ad ascoltare questi 6 minuti e 30 di meraviglia al flauto con Peter Lukas Graf.
E da Stockhausen che si miscela con Telemann, il flauto solo di Peter Lukas Graf, abbiamo ancora 3 minuti per ascoltare un frammento del concerto del 31 agosto a Val di Dentro, 31 agosto 2017, in attesa di ascoltare i concerti di questa edizione 2018. Francesco Parrino, cosa c'è adesso in scaletta? Abbiamo il secondo dei bis che il maestro Graf ha fatto in quella sera, ossia Syrinx di Claude Debussy. E questa era Syrinx, Claude Debussy, 3 minuti di magia flauto con il maestro Peter Lukas Graf. È stato anche, non solo, in concerto insieme al maestro Antonino Averna il 31 agosto a Val di Dentro, abbiamo riascoltato sia la voce del maestro Graf che la voce degli strumenti.
e dei concerti, è stato anche uno dei docenti della Masterclass. C'è ancora qualche giorno per iscriversi, quindi i giovani musicisti in ascolto che vogliono fare un'esperienza di formazione ma anche di residenza con altri giovani provenienti da tutta Europa, cosa devono fare? La cosa più immediata, il suggerimento più immediato è andare al sito www.lealtrenote.org e seguire le informazioni, ci sono tutti i contatti, contattateci che sicuramente seguiremo e vi risponderemo immediatamente. Lealtrenote.org per iscriversi alla Masterclass, ma anche per ritrovare il programma, anche se ve lo anticiperemo passo passo nelle prossime puntate di una nuova edizione delle Altre Note. Francesco Parrino, tra una settimana, a questa stessa ora, qui su Radio Marconi, per riascoltare un concerto del 2017 per lanciare questa nuova edizione. Grazie Francesco. Grazie a te. E grazie a chi ci ha seguito sin qui. Un saluto a Marco e ad Alberto in regia e anche dal sottoscritto Marco Casa. A presto.